Ma hey Kojo, benvenuti in questo nuovo video su Andralink 91 ed oggi siamo su Inazuma Eleven SD. Sono stati aperti gli eventi cominciano oggi. Iniziamo a vedere insomma cosa ci offre questo primo evento. Così davanti alla scuola? Vediamo un po', aspetta però, questo è il primo livello, no? Vediamo un po' quanto è grande. Solo 5... partite. Vabbè, forse si può andare avanti ma non è segnato? Vabbè, iniziamo con la prima. Rango C. Ah, quindi è fortina allora. Ah. Beh, insomma, non tanto. Comunque sia, ho assunto rango S in squadra, ma vedrete come lo prendo nel prossimo episodio. Dato che questo lo sto registrando dopo l'episodio che vedrete successivamente, ma prima in linea temporale su YouTube. Sì, i viaggi nel tempo non sono mai chiari. Asuto rango S è piuttosto forte, l'ho potenziato perché riparte dal livello 1, poverino. Ed infatti 2194 di punteggio massimo della squadra. Insomma, capite che ci siamo. Direi di iniziare subito con un tiro. Potenza massima, vai! Ora, tormenta di fuoco, potrei potenziare ancora il tiro, tanto si è nerfato da solo, l'avrà presa con la punta invece che a collo pieno, però Norica pure ci ha buttato un 40 di potenza, insomma, un 70, ah no, ma massimo, pensavo tipo intorno al 70%, invece no, massimo, perfetto, non c'è problema, gol assicurato e se è come le altre partite anche questa è finita con un gol. Vabbè sì, non esultare più di tanto Kozomaru che... infatti è finita. Inoltre ho trovato anche Atsuya e penso che lo metterò a posto di Kurimatsu perché tanto Kurimatsu lo tengo lì a scaldare la panchina, quindi... Sembra che siano tutti quanti di rango C, ma credo che il boss sarà di rango A. Il boss finale è assoluto rango B. Oddio che paura, ci stiamo cagando sotto. Ci stiamo cacando sotto! Oh oh! Vediamo un po'. Allora. Non hai nessuno in difesa. Ottimo! Ah no, ce n'è solo uno. Beh, certo, è ovvio. Mi sono illuso. Sono solo un povero illuso. Ah vabbè, però 29. Faccio una mi wall, sì, ma tanto non para. Oh, però ha avuto un boost. Attenzione. Oh! Molto vicino. Ci ha provato, c'era molto vicino. Vai! Tiro frizzante. Eccolo. Fireremo nido. Però non è Rising, perché Rising è solo il mondiale. Vai, vediamo un po' che fai. Capriola difensiva! Bravo. Ok, avrei il turno in più, ma Shining Bird dovrebbe andare in porta, tranquillo. Ok, è up, però non ha avuto il boost. Benissimo, niente difesa. Tsunami Wall che in teoria un critico, no, niente critico. Mamma mia, di quanto? Di quanto c'è andato? Di quanto? Santo cielo però, mi fate prendere questi mini colpi. Io ho una certa età, eh. È turno avversario perché ovviamente Andralink, povero idiota, ha preso la stella, ma non gliene frega niente a nessuno. E fanno gol? No, perché sono scemi. O meglio, non del tutto scemi. Hanno preso un turno in più. Però... Beh... Insomma, voglio dire, non è che abbiano completato molto, Vediamo un po'. Perfetto. La porta è vuota, ma non fateci caso. Vai. Tiriamo con Shining Bado.
Io spero che un giorno qualcuno faccia un corso di lezione ai giapponesi per scrivere anche bene, perché non si può leggere Shining Bado. Poi è scritto Shiningu. Dai, no, non può essere. È troppo. Troppo strano. Ti fa ridere un pochino, ma dopo un po' inizi a essere. Dai. Comunque sia, 3-0, quanto. Anzi, 3-0, eh. È solo il primo tempo. Vorrei dire. Ok, ancora in burning! Ma dai! Come l'ha bloccata Endo? Ancora loro! Ah. Vabbè, fine primo tempo. Ci siamo, dai. Però allora, Asuto era praticamente scarico. Non penso riesca a fare neanche in Abikara Dash, a dire il vero. Che consuma 20 punti, mi sembra. Ok, tira. Fa limonata di fuoco. Però c'è JP che difende molto bene, con un bel power up. Vai, para tutto, para JP. Anche non sei portiere, para. Ah no, Asuto si è un po' ricaricato. Abbiamo tornado di fuoco. Bravo che copi Goenji. Non me l'aspettavo quando feci vedere tornado di fuoco con Zomaru. Che lo sapeva fare. Però, insomma, è sempre bello vedere che tutti quanti imparano il tornado di fuoco. Alla fine non è più una mossa esclusiva perché lo sapeva fare Raid Arc su Go. Nella prima trilogia il capitano della Brainwashing, Mikage Senno. Alla fine non era nulla di che. Ancora in burning stanno, tre volte. Questi ogni gol è un burning, cioè. Non lo so. Ce la farà a fare gol stavolta? No. No. Ignorante. No, ma dai. Ma che liscio. Vabbè, andiamo. Shining Bird. Uccello splendente! E via con i meme. Mi ricordo sul libro d'italiano, l'uccello di fuoco. Era una storia breve, ma era stupidissima. E in classe vi lascio immaginare quello che successe con l'uccello di fuoco. Buono. Norika, 5-0! È ora che andiamo a casa, che dici? Ci siamo col tempo? Finita? Mi fate un gol anche voi, così almeno vado in burning, forse? Guarda, ti lascio. Non voglio neanche bloccarlo. Facciamo così, tu tira. Io, guarda, non uso la tecnica. Uso quella più debole. È 80 più debole, mi dispiace, ma. È forte pure quella più debole. Bloccato, via. A questo punto, Asuto. Rimbalzato. Oh. Ah, meno uno, poverino. Ovviamente sono in burning, loro cheatano. Usano i cheat, dai. Oh, e ce la fecero. Ce la fecero a fare sto gol. Alleluia. Mi sa che per ora non prendo tutte e tre le ricompense. È finita. 5-1. Mamma mia. A casa. Via. No, tutte quante. Ah, perfetto. Tutte e tre alla fine. Vediamo un po' che succede ora. Se si va avanti nell'evento o se finisce qui. No, forse finisce qui. Aspetta. Oh, ho sbloccato altri due eventi. Oh, sono molto più forti ora. Vedete sotto ci sono altre sfide.
E sono più difficili. Cavoli. Quindi ora è divertente. Sapete cosa succede ora? Che possiamo rifare dalla prima mappa e affrontare anche le sfide inferiori, quelle due che c'erano di sotto. Vi faccio vedere. Per esempio, andiamo nella prima mappa, eccola qua. Allora no, qui sembra che siano ancora bloccate. Che debba completarle tutte quante nell'evento? Però 1, 11, 14 non mi dice nulla. Però no, come abbiamo visto, nell'evento sono tutte quante sbloccate, sì. Ovviamente questo ci permetterà di guadagnare altri punti. A questo punto non resta altro che riaffrontarle ancora una volta e sperare di riuscire a vincere anche quelle più difficili. 1, 11, 14... non ha senso. Per esempio, io adesso ho sconfitto Norika per la seconda volta, appunto nella missione più difficile. Ora vorrei andare a vedere se si è sbloccata nella prima mappa, dove c'è lei. No, probabilmente deve ancora essere rilasciata, vabbè. A meno che 1, 11, 14 non significa che verrà rilasciata a gennaio tra l'11 e il 14, solo questi tre giorni. È un po' strana come cosa. Però aspettiamo. L'unica cosa che si può fare ora per continuare a prendere punti è ovviamente avanzare nella mappa normale e poi appunto quella dell'evento. Continuare a fare quella dell'evento. Dato che appunto una volta che si finiscono tutte quante le sfide si apre una difficoltà maggiore, vedete? E una volta che è finito, tac, si apre quella sotto. Altre due sfide sempre più difficili. Ad ogni modo, Cuggio, oggi nessuna slottata, volevo appunto mostrarvi l'evento e quello che poteva offrire. Spero che continueranno a metterne di altri e magari anche un pochino più lunghi e più particolareggiati con missioni ancora più variegate. Però il video per oggi termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!